guardare in basso, non guardare in basso. Mehmet Ali öldü. Ama o artık yüz yüz vardiyasında çalışıyor. Memnun muymuş? Mutluymuş, öyle dedi. Ama ben kişisel olarak turistlerle muhatap olmak istemem. Okay, arrivo, arrivo. Preso. Sei ingrassato, amico. Oh merda, ci è mancato poco. Vedi di mangiare meno ciambelle, eh? Ok, me ne occupo io. Ci risiamo. Salita. Sto dietro. Come sempre. Una guardia sopra di te, una guardia! Una guardia sotto di te, una guardia! Già, bella vista. Vedo anche la tua casa. Muoviamoci. Sotto di te. Ci siamo quasi. Sì, ma perché le luci sono ancora accese? Ora ci pensa Chloe, non preoccuparti. Thank you.
possiamo avvicinarci finché la torre è illuminata. Cosa sta facendo? Dai, Chloe. Grande, Chloe. Ok, via libera. Prima le signore. Ci siamo. Eccola. Sì, e c'è un allarme. Se non sblocchiamo la teca, quell'affare scatterà appena tocchiamo il vetro. Niente paura, amico. Voilà. Ah, bene. Sicuri sia quella giusta? C'è solo un modo per scoprirlo. Scusa, Marco. Tonnellate di merda. Tutto qua. Ma non ci serve a niente. La luce del Gran Khan. Aspetta un attimo. Che cosa fai? È resina, brucia. Quindi? Dammi il tuo accendino. Credi sia una buona idea qua dentro? Forza. Wow. Vediamo. Le nostre navi furono sospinte dalla marea nella giungla di Giava. Sembra li abbia colpiti uno tsunami. Sì, sulle coste occidentali del Borneo. Questo sì che è utile. Guarda, forse questo monte è il punto di riferimento più vicino all'approdo. Se troviamo il monte, troviamo le navi. Già, bel lavoro, amico. Aspetta, c'è altro. Ok, come se l'oceano cercasse di liberarsi del carico tremendo che portavamo da Shambhala. La maledizione di Cintamani. E che significa? Shambhala. Oddio, Flynn. Cosa? Marco Polo trovò Shambhala. Shangri-La. Stai scherzando? Se trasportavano la pietra Cintamani, potrebbe essere ancora lì. Sì, tutto molto affascinante, ma ora dobbiamo andare. Ok, ti seguo subito. Che diavolo stai facendo? Scusa, amico, ma le nostre strade si dividono. Ma Flynn, il nostro piano. No, il tuo piano. Vedi, io ne ho un altro. Gettami la fune, non fare lo stupido. Oh, già, certo, sei tu la mente. Però hai sottovalutato un piccolo dettaglio. Giusto, amico? Che vuoi fare ora, spararmi? No, voglio solo toglierti di mezzo per un po'. Credevi non sapessi nulla delle navi sin dall'inizio? Anche uno scolaretto lo avrebbe capito. Flynn, ascolta. Rassegnati, genio. Ti ho fregato. Ah, ah, non ancora. Voglio dare un po' di vantaggio alle guardie. Ok, ora devo andare. Senza rancore, ok?